Devi accendere entrambi. Allora penso che potremmo anche incominciare. Tanto ci avvantaggiamo noi, poi gli altri arriveranno. Allora intanto do il benvenuto a tutti quanti alla 7ª edizione di Con tutte le creature. Alcuni temi vedo che hanno interessato diverse persone e abbiamo quindi scelto di approfondirli. Uno di questi temi che tratteremo proprio questa sera è il concetto, l'ho espresso in questa maniera, poi qui avremo l'esperto che preciserà meglio i termini del problema. Io mi sono espresso in questa maniera: lungo il corso dei millenni, possiamo dire, il pensiero umano si è cimentato, si è dato da fare per conoscere quello che, quella realtà che ha chiamato divinità, essere supremo, Dio, come vi pare, insomma. Lungo il corso dei secoli, quindi sia la scienza che la filosofia e altre discipline si sono impegnate a dare una definizione oppure a cercare di raggiungere una comprensione. Poi cos'è successo? Almeno per quello che risulta alla mia povera esperienza, non di grande studioso, ma di un discreto lavoratore, che non si sono messi d'accordo più di tanto. C'è chi ha negato l'esistenza di questa entità, c'è chi invece, non negandola, ne dichiara la non comprensione o comprensibilità, in quanto trascende le nostre possibilità, le nostre facoltà. Però suppongono l'esistenza. Poi ultimamente sembrava archiviato questo dibattito con la dichiarazione Dio è morto. Io ricordo gli anni 70, 60, insomma, con la morte della metafisica, della... Ultimamente invece pare che stia risorgendo. Pare a me, ecco, poi vedremo nel dibattito che potrà venire fuori tra di noi. Perché anche la fisica ultimamente è intervenuta in questo dibattito, forse, non lo so, ecco, se invadendo o meno anche il campo che una volta era della metafisica. E qui abbiamo merito professore che è docente all'Università di Perugia sulla psicologia del pensiero, quindi conosce benissimo tutta la storia del pensiero, penso da quando i greci hanno incominciato a esporre le loro rispettabilissime teorie fino ad oggi. Il problema è questo, che per me almeno, una volta la fisica o la scienza si interessava di misurazioni, di cose concrete, esperienze, esperimenti, eccetera. Adesso interviene su concetti che una volta erano campo della metafisica.
adesso parlano di trascendenza e immanenza come di due realtà, o due aspetti di un'unica realtà. Si parla di materia e di spirito, a loro volta, una volta concepiti in contrapposizione, adesso invece sembra che siano anche questi due aspetti di un'unica realtà, così energia e materia, due aspetti di un'unica realtà, per cui viene fuori lo slogan: tutto è uno. Nell'infinitesimamente piccolo è riassunto il tutto e viceversa. Allora, vediamo un pochino di confrontare o di fare una chiarezza su questi concetti, magari il tutto, che talvolta potrebbe essere rapportato al concetto del divino, di Dio, il concetto dell'uno, il concetto di monismo, panteismo e via discorrendo. Sono tutti concetti che oggi tornano un po' alla ribalta, perché sono tirati in ballo anche dalla scienza, per quello che avremmo piacere di avere un confronto anche con la filosofia teoretica, con il pensiero puro. E quindi io vorrei rubarvi altro tempo, perché così possiamo poi dialogare e discutere tranquillamente. Adesso lascio la parola ad Aldo Stella, che tra l'altro è anche presidente di del comitato scientifico di Assisi Spring of Conscience. Per chi non sa l'inglese come me, dovrebbe essere Assisi Primavera della Coscienza. E c'è questa parola coscienza, alla quale il professor Aldo Stella ci tiene molto, e anche questa è tirata in campo dai fisici, dicendo che in fondo tutto è coscienza, c'è un campo infinito di coscienza dal quale tutto deriva, la matrix dalla quale il tutto deriva. Questo è Max Planck. Anche Rubbia dice che in fondo perfino l'elettrone ha una intelligenza, non sono un fisico, un attimo lo ritrovo, da qualche parte l'ho segnato prima. Praticamente ha una tendenza mentale. Questo è Carlo Rubbia, sì. Poi anche gli atomi sono tendenze. Qualcuno dice che abbiamo tradotto male, perché per Democrito l'atomo non era un sostantivo indivisibile, era una qualità, era un aggettivo, e quindi anche questo concetto va rivisto nell'insieme. Ecco, per cui tutto, anche questa coscienza universale che permea tutto, dalla quale noi attingiamo, siamo più o meno connessi, inseriti, di qui viene fuori poi la famosa interdipendenza, o tutto interconnesso, eccetera. Allora, in tutto questo nuovo panorama, oppure nuovo immaginario, diciamo, vediamo se possiamo fare un'ulteriore chiarezza. Adesso lascio la parola ad Aldo Stella. Bene, grazie Fulvio, grazie a voi di essere qua.
sono certo di riuscire a fare chiarezza su tutte le questioni che sono state sollevate. Diciamo che vorrei iniziare concentrando la mia attenzione, e spero la vostra, su questo aspetto, e cioè sul fatto che la parola Dio, come del resto la parola verità, sono andate incontro ad un certo qual oblio nella cultura contemporanea. Per la verità, ancor più obliato, ancor più dimenticato, è lo spirito. Oggi davvero si sente parlare poco di spirito. Ecco, forse cercare di capire come mai la parola Dio, la parola verità e soprattutto la parola spirito sono andati incontro ad un certo oblio nella cultura contemporanea può avere un significato, perlomeno nella ricerca che qua ora ci proponiamo di condurre. Intanto, molto rapidamente, per solubilicarvi, in fondo a quale esigenza ha risposto per millenni l'idea di Dio? Se ricordiamo i poemi omerici, per esempio l'Iliade, ci accorgiamo che gran parte di quello che accade sulla faccia della terra ha cause che non appartengono alla natura, ma appartengono a volontà soprannaturale, a volontà divine, a volte a volontà capricciose degli dèi che confliggono gli uni con gli altri, e la storia degli uomini è frutto, diventa frutto di questa capricciosa volontà degli dèi. Quindi questo per dire cosa? Che l'uomo ha cercato di comprendere la realtà che lo circonda. Ha cercato di farlo da sempre, perché soltanto quando comprendeva riusciva poi a interagire con quella realtà in modo tale da non soccombere, in modo tale da riuscire a sopravvivere in quella realtà. Ecco, l'idea di Dio ha avuto una funzione formidabile in questo progetto di comprensione della realtà, perché l'uomo ha trovato grosse difficoltà a spiegarci, a spiegarsi tutto ciò che gli capitava intorno. E dunque, per individuare cause, ha chiamato in gioco cause soprannaturali, cause che non potevano essere determinate, che non potevano essere identificate, proprio perché appartenevano a una dimensione. Ecco, qui cade uno dei termini cui faceva riferimento Fulvio prima,
una dimensione trascendente, una dimensione trascendente. Che cosa si intende con questa parola ordinariamente? Ciò che si pone al di là. Trascendere significa andare oltre, andare oltre un limite. E quale sarebbe il limite? Il limite sarebbe l'universo dell'esperienza umana. Ecco, quando si parla di causa trascendente, si intende precisamente qualcosa che va al di là dell'universo empirico, al di là dell'esperienza degli uomini. La scienza, quella per intenderci che nasce con Bacone e Galileo Galilei e che non casualmente Bacone definisce parto mascolino del tempo, parto mascolino del tempo, instauratio magna. Instauratio magna, massima instaurazione. Perché mascolino? Ma per questa ragione. Secondo Bacone, i filosofi, i pensatori, si erano posti un problema, quello di conoscere. Non a caso l'espressione teoria è da sea orao. E orao significa vedo, vedere. Vedere non con gli occhi del corpo, bensì con gli occhi della mente. Sea, sea. Che cosa sono gli sea? Gli spettacoli della natura. Gli spettacoli. Poi questa parola è andata a designare gli spettacoli divini, Zeos, il divino, proprio perché si riteneva che l'essenza ultima dei fenomeni fosse un'essenza intelligibile, dunque un'essenza divina, l'essenza ultima della realtà. Ecco, dicevo, i filosofi avevano cercato di cogliere le essenze della realtà, il theorein, il pensare la realtà. Per i filosofi significava cercare di cogliere le essenze più profonde di questa realtà. Bene, con l'instauratio magna, Bacone ritiene che si inizi una stagione nuova per l'uomo. Non si tratta più di cercare di conoscere la realtà, si tratta di conoscere per esercitare un potere su quella realtà. Scusi. Prego. Posso spostare un pochino per i vasi? Divento strabica, sono proprio in mezzo, non riesco, faccio fatica a seguire, scusate se anche così mi ma dopo magari perché no, scusate, la ripresa. Grazie. Di nulla. Ecco, dicevo che mascolino, proprio perché si ritiene che la conoscenza debba servire, debba avere una funzionalità operativa, pratica, intervenire sulla realtà per poter non solo conoscere la realtà, ma sfruttare la conoscenza della realtà per esercitare un potere su quella stessa realtà. Per esercitare un potere su quella stessa realtà. Come si è arrivati a questo e che cosa poi è accaduto da Bacone, Galilei in avanti? È accaduto che l'uomo sempre di più
riuscito ad individuare cause dei fenomeni, phenomenon e da phenomai significa ciò che si manifesta. Quindi noi potremmo dire che tutto ciò che ci circonda è un fenomeno, tutto ciò che cade all'interno dell'universo della nostra esperienza lo possiamo definire un fenomeno. Ecco, sempre di più la spiegazione dei fenomeni è stata ricondotta a cause naturali, non sovrannaturali, ma sempre di più a cause naturali. Tenete presente anche l'etimo della parola spiegare, che è veramente significativo, veramente interessante. Spiegare si compone di una S privativa e di un piegare che deriva dal latino plica. Plica è la piega. La spiegazione altro non è che un togliere le pieghe, un togliere le pieghe. E ci si potrebbe chiedere, ma che c'entrano le pieghe? C'entrano perché voi sapete che tra le pieghe si nasconde sempre qualcosa. La polvere, per esempio, tra le pieghe dei pantaloni. Bene, la spiegazione è il tentativo di ricondurre uno explicandum, che è ciò che deve venire spiegato, a uno explicans, e cioè ciò che è in grado di rendere ragione, di spiegare quel fenomeno che domanda di venire spiegato. E questo explicans inizialmente non compare. Inizialmente compare solo il fenomeno, cioè l'effetto. La ricerca, la spiegazione, dunque, è il tentativo di rendere piano, eliminando le pieghe, in modo tale che ciò che si nasconde tra le pieghe del fenomeno venga alla luce, emerga. Ecco perché spiegare è anche un esplicitare, rendere esplicito ciò che inizialmente risulta implicito. E che cosa inizialmente risulta implicito? La causa del fenomeno. Appare, risulta evidente, si manifesta solo il fenomeno nel suo accadere, ma non le cause che lo hanno prodotto. E il lavoro della spiegazione è precisamente il lavoro della riconduzione del fenomeno alle cause che lo hanno prodotto. Perché la scienza oggi ha questo potere enorme che è sotto gli occhi di tutti noi? Per la ragione che la scienza ha dichiarato che una spiegazione scientifica è tale se riconduce fenomeni fisici solo a cause fisiche, ed esclusivamente a cause fisiche. Quindi la dimensione del sovrannaturale è stata radicalmente messa in discussione. Di recente Boncinelli, che è un noto scienziato italiano, biologo, ha affermato che la scienza non ha bisogno di Dio. Che cosa intendeva Boncinelli? Intendeva dire che una spiegazione scientifica che faccia riferimento a cause sovrannaturali non è una spiegazione scientifica. Una spiegazione scientifica è tale se e solo se è in grado di determinare cause che abbiano valenza empirica. Solo cause che abbiano valenza empirica, che attengano all'esperienza.
Karl Popper, che è stato forse il più grande epistemologo del Novecento, ha individuato un criterio per stabilire quando una teoria è scientifica e quando non lo è. E ha dichiarato che una teoria è scientifica quando, in linea di principio, è falsificabile. Non quando è falsificata, si batte, quando è falsificabile. Che significa quando è falsificabile? Quando si costituisce in modo tale da ammettere dei casi che possono falsificarla. Allora è scientifica. Se invece si costituisce in modo tale che nessun evento empirico la potrà mai falsificare, allora non si tratta di una teoria scientifica. La metafisica, secondo Popper, è una teoria rispettabilissima, ma non è una teoria scientifica, per la ragione che tratta temi come Dio, l'anima, che non sono empiricamente osservabili e dunque non possono essere smentiti dall'esperienza. E neanche la psicoanalisi è una teoria scientifica, e neanche il marxismo, secondo Popper, cioè il materialismo storico e dialettico, costituiscono delle teorie scientifiche. Perché? Per la semplice ragione che sono strutturate in modo tale che i fatti non potranno mai smentirle definitivamente, perché con opportuni aggiustamenti teorici qualunque fatto si presenti, esse comunque rimarranno non falsificate. Proprio per questa ragione non si tratta di teoria scientifica. La teoria scientifica è tale quando la classe dei suoi falsificatori potenziali non è vuota, quando ammette dei falsificatori potenziali. Come si è arrivati a questo? Si è arrivati a questo perché sempre di più la natura è stata pensata come un grande meccanismo, come un grande meccanismo, come un grande ingranaggio del quale si dovevano individuare le leggi di funzionamento, le leggi di funzionamento. Ecco, il grande obiettivo di ogni conoscenza scientifica è precisamente quello di cogliere la legge che sta alla base dell'accadere di un determinato tipo di fenomeno, quello che si chiama l'aspetto nomotetico della scienza, tizze che porre, nomos, legge. La scienza pone le leggi. Ma che cos'è una legge? Una legge è una equazione che esprime in forma formalizzata, cioè mediante lettere, numeri, operatori logici, costanti, variabili, eccetera, dei rapporti che rimangono costanti tra determinate cause e determinati effetti. Quindi la legge codifica questi rapporti. E quando noi siamo in grado di cogliere la legge che sta alla base dell'accadere di un determinato tipo di fenomeni, noi non soltanto abbiamo spiegato come si producono quei fenomeni, e questo ha valore esplicativo, ma siamo in condizione di prevedere fenomeni futuri. Ecco il carattere predittivo della scienza. Il carattere, il valore predittivo della scienza si fonda precisamente sul fatto che la scienza, individuando leggi, è in grado di prevedere lo sviluppo futuro degli eventi. Pensate che sogno onnipotente
che alimenta la scienza nell'uomo. Prevedere, prevedere. L'uomo è stato da sempre terrorizzato dall'idea del futuro, perché il futuro era un'incognita e nell'incognita tutto poteva accadere, anche l'evento più nefasto, la morte. Non a caso i greci parlavano di scienza, non nel senso della scienza empirica, ma dell'episteme, l'episteme, qualcosa che sta sopra, qualcosa che sta sopra. Sopra cosa? Sopra il divenire, sopra il divenire. L'esigenza di poter controllare il divenire era dunque già presente nella filosofia greca, perché la filosofia era il progetto di individuare gli immutabili delle verità eterne che mettessero l'uomo al riparo dal rischio del divenire, di un divenire cieco, imprevedibile. L'uomo che avesse conosciuto le essenze, secondo Platone, l'idea, si sarebbe messo nella condizione di agganciare la sua esistenza transeunte, mutevole, diveniente, a qualcosa che invece permane, a qualcosa che è, a qualcosa che sta. Ecco, il problema qual è? Che determinare questo fondamento eterno, assoluto, immutabile, ha costituito una difficoltà insormontabile da un punto di vista concettuale. Per la semplice ragione che se davvero si voleva andare in cerca di un fondamento assoluto, assoluto, proprio il suo essere assoluto, absolutum, sciolto da vincoli, sciolto da relazioni, lo rendeva indeterminabile, lo rendeva indeterminabile. Allora ci si è trovati di fronte a questo video una conoscenza filosofica, teoretica, speculativa, che andava in cerca di un assoluto, di qualcosa che fosse innegabile. Ma proprio perché innegabile, ogni volta che si cercava di determinarlo, se ne negava l'assolutezza. E dall'altra una scienza che invece dichiarava di non essere interessata all'assoluto, di non ricercare verità, una verità assoluta, ma soltanto verità relative, verità probabili, verità che avessero una valenza statistico-probabilistica. Ecco, vedete, è indubbio che la scienza abbia consentito di formulare innumerevoli leggi concernenti la natura, leggi che hanno consentito all'uomo di comprendere lo svolgersi dei fenomeni naturali, di comprendere come date determinate cause che fungono da punti di partenza è possibile prevedere un determinato sviluppo che avrà come sua conclusione il prodursi di determinati effetti. Ecco, tutte le scienze empiriche, cioè che si concentrano sulla esperienza, ma anche sperimentali, e cioè che si avvalgono dell'experimentum, sono scienze che vanno alla ricerca di leggi.
L'esperimento è quanto mai significativo perché? Perché consente di riprodurre in laboratorio, cioè in vitro, un fenomeno che è stato osservato in natura. E qual è il grande vantaggio che ha il ricercatore, lo scienziato, nel riprodurre il fenomeno in laboratorio? Che può manipolare le variabili, si usa questa espressione, perché al posto della parola cause, oggi si parla di variabili, variabili indipendenti, e cioè si cerca di riprodurre il fenomeno in laboratorio, in vitro, si manipolano determinate variabili e si cerca di vedere se intervenendo su quelle variabili il fenomeno cambia o meno. È evidente che se il fenomeno cambia, significa che quelle variabili hanno un gioco, un ruolo nel produrre il fenomeno in esame. Ma proprio perché la scienza non è soltanto una descrizione qualitativa dei fenomeni, ma è anche una descrizione quantitativa dei fenomeni, grazie alla manipolazione delle variabili indipendenti, è possibile anche calcolare come, variando il valore delle variabili indipendenti, varia il valore della variabile dipendente. E quindi quanto una determinata causa incide nel prodursi di un determinato fenomeno. Ecco perché l'experimentum ha avuto tanta importanza. Tenete conto che oggi la sperimentazione la si fa mediante il laboratorio elettronico. Quindi si è pervenuti a un livello di raffinatezza estrema, estrema raffinatezza, che ha consentito di individuare una miriade di leggi naturali e di prevedere fenomeni. E ovviamente questa previsione regge a condizione che regga l'ipotesi che la natura è un insieme di fenomeni meccanici, un insieme di fenomeni automatici, perché solo il meccanismo è tale per cui, date determinate premesse e una legge che ne regola lo sviluppo, è possibile determinare quale sarà il punto d'approdo del meccanismo stesso. Tutto ciò che non è meccanico non è indagabile scientificamente. Non è indagabile scientificamente. Il corpo dell'uomo è risultato esso stesso indagabile con lo stesso sistema. Perché anche il corpo è pensabile come un insieme di processi meccanici. Non a caso si usa la stessa parola, processo, processi naturali, processi biologici o processi somatici. Sempre di processi si parla, di procedure meccaniche, automatiche, delle quali è possibile individuare le leggi, ma non solo individuarle, descriverle in forma quantificata e formalizzata. Ma la scienza non si è accontentata di questo. Ha esteso il modello meccanicistico anche alla mente dell'uomo. Ecco il passaggio ulteriore. Ecco il passaggio ulteriore. Ci si è detti, ma se questo modello funziona così bene per la spiegazione dei fenomeni naturali, corpo dell'uomo compreso, per quale ragione non lo dovremmo estendere anche alla mente? E infatti tutta la ricerca scientifica, o gran parte della ricerca scientifica che oggi si occupa della mente, si occupa di fenomeni meccanici, di fenomeni inconsci, sia che si
parli dell'inconscio affettivo di cui si occupa la psicoanalisi, sia che si parli dell'inconscio cognitivo di cui si occupa la scienza cognitiva, ma se ne occupa anche la psicologia cognitiva, sempre di processi meccanici, sempre di automatismi e dunque di fenomeni inconsci si parla, sempre di fenomeni automatici, processi meccanici, meccanismi inconsci. Tant'è che oggi si sente dire sempre più spesso: il cervello ha deciso, per sottolineare che il soggetto ormai non esiste. Non esiste più un soggetto, perché il soggetto è soggiacente ai suoi meccanismi inconsci, siano essi di carattere biologico, siano essi di carattere psichico. Tuttavia la coscienza è ormai considerata totalmente dipendente da processi di natura inconscia. Allora vedete che qui ci troviamo davvero di fronte a un, non solo a un fisicalismo radicale. Fisicalismo significa che riconosciamo solo cause fisiche. Sono cause fisiche. Quindi le cause soprannaturali sono fatte fuori a priori. Ma si configura anche un modello meccanicista, dunque determinista. Determinista significa che se io conosco le condizioni di partenza e la legge che sta alla base di quel processo, saprò prevedere in anticipo quali saranno i punti d'arrivo di quel processo. Ma in più ci troviamo di fronte a una concezione riduzionistica. Che significa riduzionistica? Che i fenomeni complessi, come appunto la coscienza, debbono venire ricondotti a fenomeni semplici, elementari, che possano venire descritti dal modello meccanico di cui la scienza si serve. E non è un caso che si parli oggi di monismo materialistico. Monismo materialistico, che cosa significa? Significa che oggi il bersaglio contro il quale si scagliano quasi tutti coloro che si occupano di mente è la concezione dualista. Perché la concezione dualista? Perché costoro, senza essere dei filosofi e pretendendo di improntarsi filosofi senza adeguata preparazione, hanno ritenuto che l'errore fondamentale sia stato quello platonico prima, la distinzione di psiche e soma, e cartesiano poi, l'aver distinto una res cogitans da una res extensa. Non è possibile parlare di due sostanze. Res, questo significa sostanza. La res cogitans non è una sostanza. Ma che vuol dire una sostanza che pensa? Che vuol dire una realtà che sia autonoma dalla realtà materiale? Qualcosa pensa perché c'è un cervello che consente che il pensiero si esprima. Quindi ecco il senso del monismo materialistico. In verità, dicono gli scienziati, la stragrande maggioranza degli scienziati, esiste un'unica sostanza, la materia. La materia. E questa sostanza, la materia,
tende a esprimersi in forme particolari, forme alle quali noi abbiamo, con il linguaggio del senso comune, ma non con il linguaggio della scienza, dato il nome di pensieri, emozioni, stati interiori, coscienza. Ecco, tutte queste espressioni, secondo gli scienziati, ormai appartengono a una cultura del senso comune, non a un linguaggio scientifico. E la scienza ha questo grande progetto: individuare un programma volto a naturalizzare la mente, cioè a ricondurre la mente a un qualunque altro oggetto di natura, per poterlo studiare con il metodo che viene usato nelle altre scienze della natura, quindi la fisica, la biologia e così via. Cosicché al monismo ontologico, e cioè all'esistenza di un'unica sostanza, ha fatto poi seguito il monismo metodologico. C'è un unico metodo che è valido nello studio dei fenomeni, ed è quello delle scienze naturali. Ora, questo programma è indubbiamente un programma molto ambizioso, molto ambizioso, e tuttavia è un programma che sarebbe sciocco liquidare dicendo che non è fecondo. La fecondità di questo programma, da un certo punto di vista, se non altro dal punto di vista pratico-operativo, l'abbiamo sperimentata e la sperimentiamo tutti i giorni. Senza questa concezione della scienza non si sarebbe sviluppata la tecnologia, e senza lo sviluppo tecnologico che accompagna i nostri giorni non vivremo la realtà che noi oggi viviamo. Questo è indubbio, sarebbe ingenuo volerlo negare. La questione però è un'altra. La questione è se queste idee portanti, queste premesse che stanno alla base della concezione scientifica del mondo, non possano venire discusse in virtù di un pensiero riflessivo e critico, in virtù di una riflessione, cioè non soltanto di un pensiero operativo, un pensiero che vuol intervenire e vuol conoscere per intervenire, ma vuol riflettere sulle premesse da cui parte poi tutto il sistema. Tutto il sistema su cui si fonda il conoscere scientifico. Per esempio, dicevamo a proposito della coscienza che sempre più oggi si afferma che la coscienza è totalmente dipendente dai processi inconsci. La domanda è: ma se la coscienza fosse davvero totalmente dipendente dai processi inconsci, come sosteneva Freud fine 800, primi del 900, e come sostengono oggi tutti i neuroscienziati, tutti i neuroscienziati, se la coscienza fosse davvero totalmente dipendente, saprebbe di esserlo? Questa è la domanda. Ma certo che no, ma certo che no. Se la coscienza sa di dipendere, per quel tanto che sa di dipendere, non è totalmente dipendente. Emerge oltre il limite. Ecco, ricordate, trascendere va al di là del limite. Io posso avere consapevolezza del limite solo quando sono andato al di là del limite. Se voi vi trovate in piazza 4 novembre, voi non cogliete la città di Perugia nei suoi limiti. A
quale condizione siete in grado di cogliere la città di Perugia nei suoi limiti, e cioè nel punto in cui finiscono le case e inizia la campagna? A condizione di sorvolare, di guardare dall'alto, quindi a condizione di poter osservare le due facce del limite, perché il limite ha precisamente questa caratteristica, ha due facce. Una che guarda verso ciò che è limitato e uno che guarda verso ciò che è limitante. Participio passato e quindi passivo il primo, participio presente e dunque attivo il secondo. La coscienza emerge oltre il limite e in questo suo emergere non dipende. Anzi, se la coscienza non fosse, neanche l'inconscio sarebbe. Questo è sfuggito agli scienziati. Non a caso inconscio, anche proprio dal punto di vista del costrutto sintattico, si pone come negazione della coscienza. Se la coscienza non fosse, neanche la sua negazione sarebbe. E se la coscienza non fosse, chi avrebbe connotato come inconscio l'insieme dei processi che starebbero a fondamento della coscienza? Vedete che ogni connotazione, ogni determinazione, ogni identificazione richiede la capacità di cogliere la cosa nel suo limite, determinare, delimitare. E solo la coscienza è in grado di compiere questa operazione, determinare, connotare. Ogni teoria, anche le teorie che affermano la sudditanza della coscienza, addirittura l'inesistenza dell'io e della coscienza, ce ne sono. Gilbert Ryle, quando parlava di coscienza, diceva lo spettro nella macchina, come a dire: ma che bisogno abbiamo di usare questo concetto, coscienza, se la macchina va da sola così bene, la macchina del corpo e la macchina della nostra mente? Non c'è bisogno di uno che guidi la macchina. Se l'uomo è un insieme di meccanismi, se l'uomo è un insieme di automatismi, non ha più senso trovare un io che stia alla base e che funga da fondamento unificante di questi automatismi, di questi meccanismi. Spiegare l'uomo è individuare l'insieme dei meccanismi. Punto. Ecco, anche questa teoria che rinnega così radicalmente il ruolo e il valore della coscienza, altro non è che il prodotto di una coscienza. È formulata in virtù della coscienza. È una teoria contraddittoria, perché nega la coscienza e non si accorge che è formulata in virtù della coscienza. Ma del resto, cosa dire di quella affermazione altrettanto perentoria che viene posta dagli scienziati? Tutto è relativo, non esiste una verità assoluta. Ma come fare a non accorgersi della contraddittorietà intrinseca di questa affermazione? Tutto è relativo. Bravo! E questa affermazione com'è? Relativa o assoluta? Almeno questa affermazione tu me la fai valere come assoluta. E del resto, se si parla di tante verità al plurale, come oggi si è soliti fare, ci dovrà essere una ragione che ci induce ad usare la medesima parola verità per tutte quelle molteplici verità. Questa verità al singolare è precisamente il fondamento
delle molteplici verità declinate al plurale. Ed è precisamente quella verità declinata al singolare, quella verità una, che la scienza non potrà mai determinare. E tuttavia non potrà non richiedere. Non potrà non richiedere. Sia per poter dire che quelle sono verità al plurale, ma anche quando va in cerca della realtà ultima, la scienza la chiama la realtà oggettiva, oggettiva. La scienza intende dire che è pervenuta alla realtà come essa è in sé e per sé, autonomamente, come essa è indipendentemente dal soggetto. Ecco perché la chiama oggettiva, oggettiva. Noi viviamo nella convinzione che esista una realtà totalmente oggettiva, quindi totalmente indipendente dal soggetto, e che tuttavia la si possa conoscere senza avvederci di questa palese ulteriore contraddizione. Nel momento in cui noi quella realtà oggettiva la conoscessimo, proprio perché modellata dal nostro modo di conoscerla, non sarebbe più oggettiva, non sarebbe più in sé e per sé, ma sarebbe determinata, modellata dal nostro modo di conoscere. Non è un caso che la parola oggetto derivi da objectum, che significa gettato di fronte, gettato davanti. Se il soggetto non fosse, neanche l'oggetto sarebbe. Ormai, anche a livello di scienza cognitiva, sappiamo bene che ogni percetto, tutto ciò che viene percepito, è un costrutto cognitivo. Quindi è comunque il prodotto di un insieme di operazioni, elaborazioni, poste in essere dal soggetto. E tuttavia la scienza ha bisogno di postulare una realtà oggettiva, una realtà in sé, una verità ultima. Perché se non la postulasse, il processo della conoscenza non potrebbe mai configurarsi come un processo di conoscenza, cioè come cogliere qualcosa che è. Diventerebbe soltanto una costruzione del soggetto, una costruzione. Ma se questa costruzione poi risulta efficace dal punto di vista operativo, la scienza dice evidentemente questi sistemi, questi modelli, queste teorie in qualche misura colgono la realtà oggettiva, mordono la realtà oggettiva. Quindi vedete che questa idea di una realtà ultima, di una realtà oggettiva, di una verità, comunque permane. Comunque permane. E forse in questo senso è recuperabile anche un'idea di Dio. In che senso? E mi avvio anche al punto nodale e conclusivo del mio discorso. In che senso è possibile oggi parlare di Dio? Ma certamente se noi attingessimo ha una ormai stantia metafisica, una metafisica dogmatica che pretende di dire in che cosa consiste l'essere di Dio,
per intenderci, una teologia positiva non potrebbe ormai che farci sorridere. Non potrebbe ormai che farci sorridere, perché siamo consapevoli che qualunque cosa venga detta dell'assoluto, altro non è che la negazione più radicale dell'assoluto di cui viene detto. Quindi si deve andare oltre una concezione dogmatica, si deve andare oltre una concezione dogmatica. Ma, questo è il punto, non si può pretendere di superare la concezione dogmatica attraverso una concezione relativistica. Questo è il punto fondamentale. Che cosa significa, appunto, far valere una concezione relativistica? Convincersi che non si dà una verità assoluta. Tutte le verità sono relative, tutte le verità sono vincolate a sistemi, ad assunti, a premesse, a presupposti. Bene, ma questa consapevolezza che ogni verità è relativa, almeno questa consapevolezza, non possiamo non riconoscerla come fondamento assoluto di tutte quelle verità relative. Almeno questa consapevolezza emerge come ulteriore rispetto a quella relatività. E tuttavia è innegabile che se è contraddittorio negare la verità assoluta, ed è contraddittorio, badate, per una ragione forte, decisiva. La negazione della verità viene assunta essa come se fosse la verità. Essa. Quindi la verità è innegabile. Perché dire la verità non esiste significa assumere come vera questa affermazione, che la verità non esiste. La verità, per chi riflette, per chi pensa, è innegabile, è innegabile. E tuttavia, ancorché innegabile, è indeterminabile. Proprio perché se venisse determinata, non sarebbe più lei a determinare, ma sarebbe qualcosa di esterno ad essa a determinarla. E ciò che è esterno alla verità non può che essere la non verità. La verità subirebbe l'ipoteca della non verità. Il vero si fonderebbe sul falso. E anche questa, altro non è che una contraddizione. Dunque, la verità è innegabile, ma non è determinabile. Com'è possibile allora mettersi in rapporto? Non riducendo la verità a qualcosa con cui si possa instaurare una relazione. Un termine, l'io, l'altro termine, la verità, e la relazione che ingloba questi due termini. Ecco, così la verità viene ridotta a termine, viene determinata e cessa di essere quella verità determinante, sottolineo il participio presente, che è la condizione stessa dell'essere verità autentica. Allora l'unico modo per entrare in rapporto con la verità è affidarsi alla verità, confidando nella verità. Ecco come la ragione, nel punto supremo del suo compiersi, riconosce la necessità della fede, la necessità dell'affidamento. Che cosa significa affidarsi alla verità? Significa
che chi cerca la verità deve abbandonare la propria tracotanza, la propria pretesa. Se lui scioccamente, stoltamente pensa di poter essere lui lo scopritore della verità, di fatto lui la verità già l'ha posta ed è la sua persona e il sistema che usa per ricercare la verità, il suo sistema teorico, il suo sistema concettuale, il suo sistema valoriale, il suo sistema culturale, comunque presuppone già la verità nel momento in cui ritiene di poterla trovare. Se ritiene di poterla trovare è perché ritiene di avere un sistema ancor più vero della verità che consente al cercante di individuarla, di rinvenirla. La consapevolezza invece che chi cerca la verità la cerca proprio perché non la possiede, il so di non sapere socratico, il so di non sapere socratico, so che tutto quello che so non è ciò che invece intenderei davvero sapere. Il cercante, che è un autentico cercante, cioè che non finge di cercare dando per scontato le premesse con cui cerca, ma invece mette tutto in discussione, mette in discussione soprattutto se stesso, le proprie opinioni, le proprie premesse, le proprie convinzioni. Ebbene, costui si mette in cerca affidando alla verità la ricerca, non confidando sulle proprie forze, certo anche sulle proprie forze, ma sulle proprie forze in quanto guidate dalla verità, in quanto illuminate dalla verità. Allora vedete che quella coscienza di cui vi ho parlato prima, e cioè che la verità è innegabile, ancorché indeterminabile, ha questo enorme valore. Consente a chi cerca la verità di abbandonare la pretesa di possederla, mettere le proprie mani sulla verità, afferrare la verità. Questo è il sogno onnipotente, che è un autentico delirio di onnipotenza, delirare, un uscire dal solco, la lira e il solco, ma non nel senso della coscienza che lo trascende, no, del deragliare. Chi invece abbandona la pretesa di possedere la verità riconosce la necessità di affidarsi per essere posseduto dalla verità. Vedete il capovolgimento fondamentale? Non il soggetto che pretende di modellare la verità a proprio uso e consumo. Al contrario, il soggetto che affidandosi alla propria intenzione di verità, alla propria intenzione pura, si lascia guidare e illuminare dalla verità stessa. E dunque si verifica quella trasformazione del soggetto, per cui non è più un soggetto finito che si mette alla ricerca dell'infinito, dell'assoluto, ma è un soggetto finito che, riconoscendo la propria finitezza, si apre alla dimensione dell'assoluto, alla dimensione dell'infinito. Perché se non si fosse aperto,
non avrebbe potuto riconoscere la propria finitezza, non si sarebbe potuto cogliere nel proprio limite. Se si è colto nel proprio limite, è come se si fosse visto con gli occhi del cielo. Vi ringrazio per l'attenzione. Ringraziamo Stella per l'ampia e puntuale, ricca presentazione. Adesso tocca a noi fare presente eventualmente i punti non chiari, perché naturalmente non abbiamo tutti le stesse basi per afferrare tutto l'illuminato discorso che ha fatto fino adesso. E adesso il confronto, lo scambio di opinioni serve proprio per colmare eventuali lacune o punti d'ombra o interrogativi da porre o critiche da fare. No, rimasti tutti senza parole. Senza parole. Senza parole. Mi stendi sempre. No, io vorrei dire una cosa. Prego, anzi, prego. Due. Forse c'è un po' di confusione. Siamo qui per chiarire le confusioni. Anche le domande che faccio date sono le mie, però mi sono venute in mente e gliele faccio. Allora, quando lei parla di limite dell'uomo, no? Parla dell'uomo pensante, dell'uomo razionale, perché se noi siamo stati fatti immagine e somiglianza di Dio, siamo una parte di Lui, siamo una scintilla divina, quindi non possiamo essere limitati, solo che noi con il nostro modo di pensare, con i condizionamenti, le abitudini, l'educazione, la scuola e tutto quanto, insomma, ci hanno tarpato quello che realmente siamo. Poi anche un'altra cosa che mi piaceva, pensavo che mi sollecitasse a un'immediata risposta. No, pensavo adesso a quello. Poi un'altra cosa, adesso si parla tanto di quantistica, no? Alla base della quale c'è il concetto principale, insomma, almeno secondo quello, non sono un'esperta in questo campo, però ho solo delle informazioni e voglio una chiarezza, sto alla ricerca della chiarezza, ecco. Cioè secondo la fisica quantistica l'osservatore può cambiare quello che osserva, quindi la realtà, e quindi mentre lei parlava mi sembrava, no, che d'aver capito che la verità, l'assoluto è al di fuori di noi, ma se noi lo osserviamo non possiamo cambiarla, quindi la verità non è più al di fuori ma è dentro di noi, quindi tutto riconduce a noi, all'essere divino che è dentro di noi. Non so, forse sto facendo confusione, no, però... Non ha fatto più nulla confusione. Lei ha messo in evidenza che quell'assoluto di cui anche lei parla non può venire ridotto né a una condizione solo trascendente né a una condizione solo immanente. Perché trascendente e immanente sono due poli che determinano l'assoluto, il quale, in quanto assoluto, si sottrae ad ogni determinazione. Allora, poiché per parlare, e dunque anche per pensare, siamo però costretti a fare riferimento a concetti che determinano, ecco il valore della coscienza del limite. Uso determinati concetti, ma con la consapevolezza del limite che determina quei concetti e quindi della loro validità, ma della loro validità relativa, mai assoluta, sempre determinata, mai assoluta. Quindi vede che giustamente lei dice, ma se io sono consapevole del limite, la mia realtà non è solo dentro il limite,
esattamente quello che dice, so di non sapere. Almeno il sapere di non sapere è un sapere vero. Almeno il sapere di non sapere. Dunque, questo che significa che io sono la verità? No, neanche questo, perché l'io è già una determinazione. Significa che la verità opera in me, mi illumina, mi consente di vedere il limite. Mi ha consentito di vedere il limite. Non a caso falso è participio passato del verbo fallere e significa ciò che è stato falsificato. Che cos'è la verità? Ciò che consente di falsificare. L'errore non ingannerebbe mai se si presentasse come errore. L'errore inganna perché si presenta come verità. Ecco il carattere demoniaco dell'errore. Si presenta come verità. Ed è la verità, l'autentica verità, che può smascherare l'errore. Per cui il falso appartiene sempre al passato, perché è stato sempre, da sempre falsificato dalla verità. Grazie a questo abitare da sempre nella verità, noi siamo in grado di cogliere il limite. E questo cogliere il limite è l'operazione della nostra coscienza. Quindi la coscienza svolge questa funzione formidabile, di volta in volta ci consente di cogliere i limiti nostri e altrui, nostri e altrui. E se la coscienza è in grado di svolgere questa funzione è perché la coscienza è illuminata dalla verità. Illuminata dalla verità significa che se la coscienza pretendesse di determinare la verità, riprodurrebbe l'errore. Non si tratta di possedere la verità, si tratta di lasciarsi possedere dalla verità, lasciarsi illuminare dalla verità, lasciarsi guidare dalla verità. E la verità ci guida perché ci consente di cogliere il limite. E se noi siamo in grado di cogliere il limite, significa che in noi opera una forza che ci porta al di là di quel limite. Poi è vero che il limite si ripresenterà di nuovo, ma noi andremo di nuovo al di là, se lo riconosceremo. E dunque vede che la storia dell'uomo è la storia di un continuo porre limiti e trascendere i limiti posti. E da questo punto di vista è precisamente quello che diceva lei, non una verità solo trascendente, né una verità solo immanente, una verità invece che è trascendente e immanente, e oltre questa stessa contrapposizione, perché questa stessa contrapposizione pretende di inglobare una verità che riconosce il limite anche di questa contrapposizione. A proposito della fisica quantistica, c'è un nesso molto significativo alla fisica quantistica. Non a caso la fisica quantistica ha come suo obiettivo fondamentale per venire a definire qual è la realtà ultima della materia. E che cosa scopre? Scopre che non soltanto il fotone, ma qualunque particella elementare è descrivibile come un insieme di stati sovrapposti, onda corpuscolo. E questa realtà, che in sé è l'insieme di due stati che però si escludono l'un l'altro, perché in fisica onda è non corpuscolo, corpuscolo è non onda, quindi si tratta di un costrutto contraddittorio. La realtà oggettiva, se viene determinata, diventa una realtà contraddittoria. E di volta in volta quella realtà risulta come onda o come corpuscolo a seconda del sistema con cui la si osserva. Quindi il ruolo dell'osservatore, come diceva giustamente lei, è costitutivo della realtà dell'oggetto osservato. Non a caso Heisenberg parlava di principio di determinazione, lui si riferiva all'impossibilità di
determinare la massa e la velocità di una particella contemporaneamente. Ma nella fisica dei quanti questo principio si è mantenuto nella forma dell'impossibilità di dirimere il dubbio in ordine allo stato oggettivo della materia, perché questa materia si presenta sotto forma di onda o sotto forma di corpuscolo solo a seconda del sistema di rilevamento che noi usiamo. Cosicché se noi dobbiamo parlare di questa realtà come è in sé, come è oggettivamente, siamo costretti a presupporla come una conciliazione di stati che sono tra di loro inconciliabili. E dunque vede che l'oggettivo non è determinabile. E quando lo si pretende di determinare, si finisce per accorgersi che lo si è determinato in forma contraddittoria. Perché in forma contraddittoria? Perché i due stati si escludono. Ma perché ogni volta che vogliamo determinare la realtà oggettiva urtiamo contro la contraddizione? Perché appunto è contraddittorio pensarla come oggettiva e poi pretendere di determinarla. Perché è chiaro che se è oggettiva è in sé. Se la determino non è più in sé, è per me. I greci parlavano di una realtà kataphysin, secondo natura, e una realtà prosemas, per noi. Ecco, nel pretendere di determinare la realtà, noi la facciamo passare da una realtà kataphysin, secondo natura, a una realtà prosemas, e cioè una realtà per noi, modellata dal nostro sistema teorico. Ecco perché non potremo mai risolvere la verità cercata nella verità trovata. La verità cercata è la verità, con la V maiuscola. Quella noi cerchiamo, quella. La verità trovata sono sempre le molteplici verità con la V minuscola. E questo iato, questa distanza che sussiste tra la verità di volta in volta trovata e la verità cercata è ciò che rende inesauribile il processo della ricerca. Altrimenti non ci spiegheremo come mai non siamo arrivati, come mai non siamo alla fine della storia, non siamo alla fine della storia perché non arriveremo mai alla fine della storia, dal momento che la verità che cerchiamo non sarà mai la verità che non so se ho risposto. Sì, sì, grazie. Sono anni che io ho a che fare, conosco Antostella come filosofo che enuncia le sue idee e circa 2 o 3 anni fa ha enunciato questa idea proprio della che ha esposto in questa occasione, che è riportata anche su un sito che abbiamo e che inizia proprio il sito. Il sito è quello di Assisi for Peace TV, che ha cominciato come associazione a parlare, oltre che di San Francesco, di queste cose, perché noi dobbiamo cercare, se vogliamo la pace nel mondo, perché questo è quello che ci ripromettiamo, di promuovere la pace nel mondo, e certamente dobbiamo considerare gli altri,
in tutto il mondo parlano un linguaggio che è assolutamente diverso da quello che sentiamo noi dire. Perciò noi in questo pianeta, che è con noi in questo periodo e di cose ne accadono terribili nel mondo, hanno a che fare gli uomini con i quali però dovremo cominciare a dialogare. Non è che possiamo pensare che come il mondo va noi possiamo lasciarla andare. Quelle famose leggi di cui parlava il professor Stella, che dovrebbero essere discusse, partecipate, bisognerebbe cercare di capire quali leggi noi potremmo nel mondo ritrovarci insieme a parlarne, tanto da arrivare a una qualche conclusione. Però pensate a quello che sta accadendo ancora oggi, proprio questi giorni, in Egitto, popolo antico, però sono ancora a uno stadio evolutivo che si rifà a quel principio deistico che è stata la base del discutere tra gli uomini oramai dal 3000 avanti Cristo. Ma qualcosa dobbiamo fare. Aldo Stella, professore Aldo Stella, per rapportarci con questi uomini che ancora sono così fissati sui principi deistici che dividono tutti gli uomini, perché ogni etnia, ogni cosa che accade nel mondo è un qualche cosa che ci divide, non ci unisce. Ecco perché non c'è la pace nel mondo. E dovremmo cominciare a parlare un pochino di queste cose, lanciando dei messaggi. Questa sera, questo pomeriggio, io, siccome ho un computer piccolo, trasportabile facilmente, e siccome qui in questa sala, anche penso, presumo, c'è una potenzialità di dialogare con tutto il mondo, perché nel sistema Google o similari, ecco, c'è la traduzione contemporanea di quello che noi, di cui noi stiamo discutendo. E dobbiamo aprirci e dialogare con il mondo, sperando di cominciare a parlare di quelle leggi che nessuno rispetta, perché alla base delle divisioni nel mondo, pensate a quello che sta avvenendo nella vicinissima Siria, è poco più di là, diciamo, del Libano. E noi siamo tanto lontani, però. Perciò il mio appello a chi può è di cominciare a parlare con tutto il mondo, perché altrimenti non andiamo da nessuna parte e non possiamo neanche cominciare a mettere le basi di queste leggi.
Ecco, questa è un po' la mia proposta, grazie. Ma... certo, questo discorso potrebbe indurre uno scoramento in noi, perché potrebbe convincerci che la nostra realtà è così infinitesimale che non riusciremo mai a far sì che il nostro piccolo contributo possa venire avvertito a livello addirittura planetario, Contro questa arrendevolezza propongo due argomenti. Il primo è questo. Io penso che ciascuno di noi non solo può, ma deve cambiare il proprio mondo. Deve. Lo può cambiare e dunque lo deve cambiare. E sono convinto che cambiare il proprio mondo comunque significa cambiare il mondo. Comunque significa cambiare il mondo. Quindi penso che non ci si debba sentire così irrilevanti. Il secondo argomento è direttamente collegato con il titolo che ho dato a questa mia chiacchierata, comunicazione, come vogliamo chiamarla. Intenzio Dei. Perché Intenzio Dei? Perché l'intenzione di verità, l'intenzione di pervenire a una verità che sia autentica, anima ogni uomo. Ogni uomo. Non c'è un uomo che non sia animato da questa intenzione di verità. Anche chi dice no, a me non me ne frega niente della verità. Bene, nel dire questo, almeno questa affermazione tu la assumi come verità. Quindi l'intenzione di verità è la struttura portante dell'essere uomo, dell'essere cercatore e conoscitore. Proprio in ragione del fatto che questa intenzione è presente in ogni uomo, è su questa intenzione che dobbiamo lavorare per costruire la pace. Perché pace è da pac, che significa patto. Un patto. Se ciò su cui noi conveniamo, ciò su cui noi stabiliamo un patto, non è autentico, non regge, è chiaro che la pace dura poco. Per costruire una pace che non sia effimera, la si deve fondare sulla verità. Ma poiché la verità non è determinabile, la si può fondare solo sull'intenzione di verità. E questa intenzione di verità è qualcosa che ha una funzione fondamentale. Perché? Perché non ci spinge a criticare gli altri, non ci spinge a fare la guerra, polemos, agli altri, ma ci spinge a criticare noi stessi per primi, ci spinge all'autocritica, perché chi cerca la verità prima di tutto vuol capire la limitatezza del proprio punto di vista, la limitatezza della propria opinione, perché sa che la sua è solo un'opinione e quindi ne vuol cogliere il limite. E per farlo, costui non si mette a fare la guerra, no signore, ma anzi dialoga con l'altro, perché
solo odia attraverso l'opinione dell'altro perviene al logos, perviene a un punto di vista superiore che vada oltre l'opinione mia e l'opinione tua. Certo, l'opinione del noi non è eo ipso per ciò stesso la verità, e tuttavia è un passo avanti rispetto a quell'opinione più circoscritta, più limitata, più angusta, rappresentata dalla mia opinione, opposta alla tua opinione e alla sua opinione. Allora vedete che il dialogo è lo strumento, già ce l'ha insegnato Socrate, non a caso, nasce dal so di non sapere il dialogo, perché se fossi convinto di sapere non dialogherei con nessuno, cioè la verità me la tengo, perché devo dialogare? Solo, tutta più, la voglio imporre agli altri, violentemente. Chi pensa di possedere la verità, prima o poi è un violento, perché cerca di imporla. Chi invece sa di non possederla, e dunque cerca la verità, è animato dall'intenzione pura di verità, si apre al dialogo con l'altro, perché riconosce nell'altro la funzione fondamentale, quella di permettergli di vedere il limite della propria opinione. E così si apre, e così allarga i propri orizzonti, e cresce, e va avanti. Certo, non potrà mai avere la pretesa di essere arrivato, no. Sa che comunque l'uomo è un uomo viator, è un uomo in cammino, si trova nel non trovarsi mai, ma se non altro questo raggiunge quello che tu dicevi, fonda il vivere su un elemento pacificante, su un elemento accomunante e non su un elemento che invece porta la divisione, il conflitto. Ricordo, a testimonianza della saggezza delle parole, che l'espressione diavolo è da diaboli, che significa dividere, mettere zizzania. Mentre il contrario dell'espressione diavolo, che è simbolo, indica il simbali, che significa l'andare insieme, l'unificare. Ecco perché il pensiero, il concetto, il comprendere, che indicano tutti il cum, il prendere insieme, l'unificare, è precisamente questa tendenza, questa ispirazione dell'unità, dall'unità, verso l'unità, in virtù dell'unità, che può, se non altro, configurare un dialogo tra gli uomini e costituire un elemento pacificante. Dice che sa di non sapere, e quella che presume di sapere non è la verità con la V maiuscola, e poi altresì afferma, conosci te stesso, allora c'è una relazione tra la conoscenza di me stesso e quel non sapere che ciò che so è relativo all'esperienza di ciò che so? Cioè, dico, io posso, devo fare esperienza della verità, perché nel piccolo c'è il grande e viceversa. L'esperienza allora è la via mistica, e poi cercare la verità nell'umiltà. Bisogna mettersi d'accordo su cosa si intende con l'espressione via mistica, perché con l'espressione, intanto questa parola mistica deriva da un verbo greco, mio, che significa mettere il dito davanti alla bocca per intimare il silenzio.
per intimare il silenzio, da cui anche mistero, mio, il verbo è mio. Quindi la via della mistica è la via del silenzio. E per certuni la via della mistica è anche la via della rinuncia a pensare, della rinuncia a parlare, dell'abbandonarsi solo a stati estatici. Che cos'è l'estasi? L'existere, l'uscire da sé, per incontrare Dio, per fare esperienza di Dio. Ecco, sinceramente trovo che l'idea di fare esperienza di Dio sia un'idea assolutamente contraddittoria, quindi inaccettabile. Esperire è sempre esperire qualcosa. Se Dio viene ridotto a qualcosa che venga esperito, cessa di essere ciò che noi intendiamo che sia. Quando Feuerbach dice che Dio altro non è che il prodotto dei bisogni dell'uomo, si è dimenticato di un piccolo particolare, che il primo dei bisogni dell'uomo è che Dio sia indipendentemente dai suoi bisogni, perché se Dio fosse solo creatura dell'uomo, e che se ne fa l'uomo di un Dio che ha creato lui? Che se ne fa? Quindi la prima esigenza dell'uomo è che Dio sia indipendentemente dal suo chiedere che sia, indipendentemente dai suoi bisogni. Allora, se per mistica intendiamo l'estasi per cui si rinuncia a fare tutto e ci si fa rapire da Dio in un rapimento non meglio identificato, ognuno faccia la scelta che vuole. A me non appartiene questa scelta. Se invece, se può essere interessante una notazione di carattere personale, per quel che può valere. Se invece per mistica si intende per esempio quella indicata da Maestro Eckhart, un grande mistico, un domenicano, ma non a caso però si parla di mistica speculativa, di mistica razionale, e cioè Eckhart dice: la prima cosa che devi imparare è distaccarti dal mondo, perché solo se ti distacchi dal mondo non ti fai risucchiare dalle cose, non ti fai travolgere. Va attento, se non ti distacchi anche da te stesso non ti sarai mai distaccato dal mondo. E allora ecco perché parlo di intenzione pura, l'intenzione di distaccarsi dalle proprie pretese, dalle proprie brame, dalla propria volontà di possesso, di potenza, di successo. Questo è l'intenzione pura di verità. Per questa ragione Platone ha messo i filosofi a unici reggitori della cosa pubblica, della polis. Perché? Ma perché il filosofo? Per una ragione, una sola. Perché il filosofo è così innamorato della verità e solo della verità che mai gli verrebbe da pensare a fare i propri interessi allorché gestisce la cosa pubblica? Sarebbe l'ultimo dei suoi pensieri, l'ultimo. Oggi accade esattamente il contrario, perché il senso della verità, e della verità in senso platonico, cioè della verità assoluta, è stato completamente smarrito. E poiché si è dimenticata questa verità assoluta è stata sostituita con l'unica verità assoluta possibile, quella dell'ego, quella del noi stessi. E dunque è proprio da questo ego che Eckhart ci insegna a distaccarci. E solo sapendoci distaccare da questo ego e dalle sue pretese, noi ci faremo davvero guidare dalla verità. Ma credo che lei avesse, mi pare di aver capito, proprio Eckhart. Sì, se no dice quando è la verità, non è verità. Esattamente. E vedo che il dialogo si fa molto profondo e interessante. Chi vuole continuare?
frattempo Gian Mario aveva invocava l'identificazione o l'attuazione di quelle leggi che ci portino a una convivenza più pacifica, che ci portino lontano da quello che sta succedendo in Medio Oriente. Ma queste leggi io penso che siano ricavabili benissimo da quanto il professor Stella ha detto fino adesso. Quindi noi dovremmo riuscire a tirare fuori anche le leggi scientifiche dai principi teorici. Praticamente ha enunciato un principio come superare diciamo i dogmatismi o gli arroccamenti su determinate verità o i possessori di verità che viene imposta agli altri, oppure l'interesse di un misurato di un ego che può essere non solo di un individuale ma può essere anche sociale, di un popolo o di una nazione che vuole dominare l'altra o gli altri, è quello che sta succedendo. Quindi per ragioni economiche o per interessi si cerca di sottomettere l'altro o di distruggere l'altro, è sempre la concezione dualistica di una realtà. Va superato questo, ma va superato coltivando una filosofia che più o meno questa sera è stata ampiamente illustrata. Non so se ho capito bene. C'è qualcun altro? Avete da dire, no? C'è il timore della... Io non so se la suora. Gli ingegneri. Io questa sera suora. Era rispetto agli esseri che si definiscono illuminati o comunque ritiene possibile che su questo piano umano si possa realizzare un contatto con o comunque una realizzazione di tutto questo, cioè il distacco da se stessi, da questa realtà fisica e connettersi la comprensione di una dimensione più alta, senza identificazione. È un po' complesso. Credo di aver capito. Banalizzo. Se sento un dolore, io sento dolore solo del mio corpo. Può essere vicino a me la persona a me più cara e io posso soffrire della sua sofferenza, ma non sento il dolore del suo corpo, io sento solo il dolore del mio corpo. Quindi il sentire è individualizzante, per forza, è mio, è solo mio. Anche l'empatia è stata malintesa, malinterpretata. Io posso condividere un sentire, ma mai pretendere di sentire ciò che sente l'altro. Io sentirò solo e sempre ciò che io sono in grado di sentire. Il pensare invece riesce a produrre una unità nella differenza.
Ogni concetto coglie ciò che c'è di comune. Se dico penna, io astraggo dalle caratteristiche che fanno di questo oggetto un oggetto unico e irripetibile. È questa e non un'altra. Nel dire penna considero quei tratti che accomunano questo oggetto a tanti altri oggetti che posso far rientrare nella stessa categoria o classe, la classe delle penne. Quindi vede che il pensare, il concettualizzare, cerca di individuare l'unità nella molteplicità, nella diversità, e quindi produce questo sforzo unificante, volto a raggiungere unità sempre più cogenti, ma mai una unità definitiva e assoluta. Così come il distacco dal corpo non potrà mai essere pensato come un distacco definitivo. L'esperienza del Cristo è paradigmatica. Il morire sulla croce è il morire ogni giorno per l'errore, peccato, se preferisci. Ma guardi che, apro una piccola parentesi, sempre per sottolineare la saggezza, gli abissi di saggezza che si nascondono dietro le parole. Peccato è da peccus, che significa difettoso nel piede. Quindi guardi che così come il peccatore cade nel peccato, altrettanto chi erra, fallere, mette il piede in fallo. Falsum è participio, dicevo, passato del verbo fallere, che significa mettere il piede in fallo, cadere in errore. Vede che in tutte e due, errare e peccare, c'è questa immagine del scendere da un livello più elevato a un livello più basso, da una realtà spirituale a una realtà materiale. È evidente che più volte nella stessa giornata moriamo nell'errore del peccato, ma la nostra intenzione pura deve far sì che noi di volta in volta non ci fermiamo allo stadio della morte, ma risorgiamo nell'intenzione di verità. E quindi è evidente che questo distacco, come questa fede, questo affidamento, è qualcosa che dovremo riconquistare ogni giorno, più volte al giorno. E non sarà mai una condizione di eletti che in una torre d'avorio si riuniscono e costituiscono la città del sole. È vero, Platone ha parlato degli oi aristoi, i migliori, i migliori. Io credo che forse Platone intendeva far riferimento alla parte migliore che c'è in ogni uomo. Non dunque a pensare che si potessero escludere degli uomini, ma che si dovesse fare riferimento alla parte migliore che è presente in ciascuno di essi. È quella che io chiamo intenzione di verità, o intenzio dei, se preferite. Non so se ho risposto. Non era chiara neanche la domanda. No, ma se allora quello che io ho detto è servito a chiarire in lei alcune idee e mi vuol porre una domanda ulteriore, sono pronto. Sì, era confusa la domanda. Il punto è questi maestri illuminati come Gesù o come altri maestri che ci hanno portato queste verità che in sintesi con linguaggi diversi però racchiudono il pensiero che lei ha espresso in modo molto articolato oggi, cioè come nella tradizione indiana o orientale, gli avatar, queste persone che riescono a
sente poco. Ma io credo che la questione sia che ciascuno di noi deve saper prendere dalle figure che considera più paradigmatiche, più esemplarmente simbolizzanti questa ricerca di verità, quello che a lui suggerisco. Quindi io penso che dobbiamo essere liberi nella scelta dei nostri maestri spirituali, fermo restando che in ciascuno di essi dobbiamo ravvisare questa intenzione che lo spinge a cercare la verità e la verità al di là delle verità che ciascuno possiede, che ciascuno detiene, che ciascuno crede di poter controllare e dominare. È evidente che questa visione ha illuminato i personaggi più significativi dal punto di vista della storia dello spirito. Questa è una mia convinzione profonda. E quindi le differenze che noi possiamo ravvisare sono differenze formali, non sostanziali. Ed è per questa ragione che parlo di intenzione di verità come sostanza. Poi questa sostanza in ciascuno di noi prende forma a seconda della nostra esperienza, a seconda dell'esperienza di ciascuno, non c'è dubbio. Però se siamo in grado di riconoscere che questa varietà di forme può venire ricondotta a quella unicità di sostanza, io penso che abbiamo trovato un elemento unificante, fondamentale, sul quale poter costruire. Questo mi sembra un passo decisivo, decisivo. Perlomeno io lo vedo come tale, perché mi sembra che possa essere considerato il punto di partenza. E già accordarsi sul punto di partenza significa molto. Mario, volevi dire qualcosa? Oppure volevi... No, vorrei che tu spiegassi quelli che sono i temi che con questo, con tutte le creature in edizione Livio di quest'anno, ci ripromettiamo di svolgere domani, oltre che questa sera, domani, dopodomani. Più o meno è già accennato nel programma, domani si parlerà in mattinata di uno dei grandi problemi che diciamo travagliano il mondo di oggi e come io avevo indicato i problemi della povertà e dell'economia che fino adesso avevamo legato al terzo mondo e sta entrando nelle nostre case ed stiamo affrontando una crisi della quale non è che vediamo con chiarezza in prospettiva una soluzione felice, anzi io non riesco a vederla, poi se qualcuno riesce meglio di me ci si può confrontare e quindi ci consoliamo a vicenda. E vedere anche, riuscire a capire quali sono le strategie che ci sono dietro, le cause e via discorrendo. Ecco, poi il pomeriggio abbiamo un altro tema che più o meno è simile a quello che abbiamo trattato questa sera, ecco, soltanto che viene agganciato alle scritture. Cioè la Bibbia in modo particolare, perché tutta la nostra cultura religiosa,
quindi il concetto di Dio è legato a quello che attraverso le catechesi, i catechismi, eccetera, la religione poi cristiana che si fa a quella ebraica, e ci ha, diciamo, indotto. E ritornare ai testi originali non farebbe, non fa male a nessuno, perché si evidenziano anche le, non diciamo manipolazioni, ma le diverse interpretazioni lungo il corso dei secoli e nei passaggi da una lingua all'altra, dall'ebraico al greco, al greco al latino, all'italiano, quindi scorrendo. Quindi viene fuori Biglino, almeno io non l'ho mai ascoltato, qualcosa letto di quel che ha scritto, e dà un'interpretazione, una visione sicuramente non canonica della Bibbia. Ecco. Poi si tratterà di vedere. Mauro Biglino è uno che ha tradotto poi per San Paolo, per altri i testi che sono in commercio della Bibbia, delle scritture, quindi fino adesso è stato riconosciuto uno scrittore canonico, poi a un certo punto ha avuto l'idea di contestare le interpretazioni canoniche e quindi è discusso. È bene che noi affrontiamo anche queste altre chiavi di lettura della Bibbia, che ultimamente sono supportate dalle traduzioni di altri testi più antichi ancora della letteratura antica, sumera, egizia, eccetera, che in passato non era stata presa in seria considerazione. Perché c'era una letteratura a livello internazionale anche allora, come adesso, c'è una lingua inglese che è praticamente estesa. Allora c'erano delle lingue più o meno come il greco in età abbastanza recente, prima del greco, tutta l'area della semitica e assiro-babilonese, eccetera, aveva una cultura molto progredita e comunicavano tra di loro gli egizi, con gli assiri, con i greci, quindi non pensiamo che erano le comunicazioni allora erano difficili perché si andava a cavallo o a piedi, vedo che viaggiavano molto i grandi saggi dall'India, arrivavano ad Alessandria, d'Egitto, frequentavano questi grandi centri culturali, biblioteche, eccetera. Quindi oggi cerchiamo di rivisitare un pochino questi testi antichi. Poi domenica mattina abbiamo di nuovo un excursus su quello che ci riserva adesso sorella l'acqua, perché con le diciamo ricerche di Masaru Emoto, riprese poi da Montagnier adesso e da altri, sono molto interessanti, legati poi alla fisica quantistica, tutto il resto viene fuori qualcosa di interessante. Questa, siamo al di là della, al limite della sperimentazione scientifica. Praticamente la scienza ormai, la scienza quel che illustrava prima il professor Stella, ha un limite strutturale, un limite limitato all'osservabile, ma oggi pare che la scienza stessa riconosca che l'osservabile sia riducibile al 4% dell'esistente, almeno questo
astrofisici e altro. Questo altro, questa grandissima parte non osservabile, perché sfugge sia gli strumenti scientifici, sia i nostri strumenti, i nostri sensi, e purtroppo esiste. E anche se non riusciamo a maneggiarla, a conoscerla bene, però gli effetti, le tracce, in qualche modo le percepiamo. E pare che il pensiero, che anche questo è difficile da oggettivare o determinare con le leggi della scienza, esiste e interagisce con questo resto di realtà che poi chiamano anche materia oscura, energia oscura, perché appunto non è visibile, non rientra nella nostra esperienza. Però per me è il tutto, e questa pare che sia informatissima e abbia addirittura una coscienza, e noi facciamo parte di questa coscienza. Sono tutte cose che dovremmo incominciare a prendere in considerazione. Questo è, era in breve quegli argomenti da trattare verso luglio. Riguarda anche la spiritualità aliena? Io non ho la spiritualità aliena ancora. Potremmo affrontare anche quella, se Caria e Tonini e chi è altro? Domenica pomeriggio o mattina? No, no, questo è a settembre, è a settembre. Questo è a settembre. Le date sono il 20. È il solito venerdì pomeriggio, sabato e domenica a settembre. È la penultima, l'ultimo weekend di settembre. Penultimo. Prima della venuta del Papa. Sì, sì. Ma il Papa viene a ottobre. Non lo disturbiamo, noi ci riuniamo prima.